Ora dunque ufficiale, Bruce Springsteen ha annunciato le date del suo tour europeo 2024 e così come si sussurrava, sono previsti anche due concerti in Italia, per la precisione l'1 e il 3 giugno, allo stadio di San Siro a Milano. Noi abbiamo voluto incontrare Claudio Trotta, lo storico promoter di Springsteen che dal 1999 è appunto responsabile dei concerti delle tournée del Boss in Italia. Come ricorderete, le date del 2023, quelle di Ferrara a Roma e del Parco di Monza, avevano suscitato parecchie polemiche e Trotta ha voluto fare il punto della situazione. Qual è la cosa, proprio a livello personale, che tu terrai sempre nel tuo cuore dai tuoi incontri, dalla tua frequentazione e dal tuo lavoro con Bruce Springsteen? Ma io partirei dal lavoro più che dagli incontri e dalla frequentazione. E partirei, se me lo permetti, non uso se me lo consenti perché è una roba che usava qualcun altro, per fare una breve analisi di quello che abbiamo fatto nell'ultimo tour che si è concluso da pochi mesi. Tour controverso, complicato, faticoso. Barley, io in prima persona, mia sorella Cristina, tutti quelli che in tutti questi anni hanno lavorato con Barley, tutte le maestranze che hanno collaborato con Barley, tutti i freelance che hanno collaborato con Barley, hanno sempre, sempre, poi ci sono sempre riusciti, non lo so, ma hanno sempre messo al primo piano il pubblico, sempre messo al primo piano il rispetto del pubblico, sempre protetto il pubblico, sempre cercato di alimentare un rapporto sano fra il pubblico, l'artista, le istituzioni, l'organizzatore, la sicurezza, la bellezza dello stare assieme. Questo è il fatto che mi sta più a cuore di tutti. Dopodiché, nell'ultimo tour, noi ci siamo trovati a dover prendere delle decisioni un anno e mezzo prima di quando il tour è avvenuto, perché lo voglio ricordare, peraltro dopo un periodo molto faticoso che ci ricordiamo tutti, purtroppo tutto un periodo del Covid. Il tour doveva esserci già un anno prima, all'ultimo momento hanno cambiato idea, vero, non era stato mai annunciato, ma sono i segreti di Pulcinella. Era già, il tour prevedeva solo due date nel 22 ed erano a Ferrara e a Roma, perché non c'erano altre date per l'Italia disponibili, tutte e due a maggio, e non c'erano possibilità di stadi neanche nel 22, perché a maggio, nei giorni prescelti, c'erano ancora i campionati di calcio. Okay. E questo è importante. Spostato un anno dopo, riparte tutta la programmazione con la stessa logica. Due date a maggio, sempre vicine a quelle là, di nuovo naturalmente si torna a fare quello che avevamo già deciso, cioè Ferrara, il Parco Bassani e Roma Circo Massimo. Roma Circo Massimo è sempre stata la prima scelta perché avevamo già fatto lo Stadio Olimpico. Lo Stadio Olimpico è uno di quegli stadi, come lo Stadio San Nicola di Bari, per dire un altro, dove il pubblico è lontanissimo. Le mie scelte, che sono sempre state mie, e sempre condivise dall'artista e dal suo manager, sono sempre state quelle di andare a scegliere stadi all'inglese, più vicini possibile. Ecco perché Trieste, ecco perché Padova, ecco perché Firenze, ecco perché Milano ovviamente, ecco perché un utilizzo limitato dello Stadio Olimpico che invece sei lontanissimo. Perfetto. Poi c'era una data ancora ed era luglio, era originariamente il 23 di luglio. La gestione dello stadio di Inter e Milan, oggettivamente per una serie di problematiche legate alle loro problematiche, legate al post-Covid, a tutto quello che volete, è stata molto complessa nell'assegnazione delle date. Quando nell'aprile del 2022 abbiamo concordato con il management che il tour mondiale bisognava annunciarlo, ormai, e la sto facendo il più breve possibile, non c'era altro tempo da aspettare. Lo stadio di San Siro in quel momento non era stato ancora concesso a nessuno, tranne per il recupero di tre date di Tiziano Ferro, che erano addirittura del 20, e basta. Le prime concessioni ad altri sono state date da fine agosto, prima ultimo, e poi se non sbaglio, non mi ricordo se i Muse o i Coldplay, chiedo scusa, ma non me lo ricordo. A fine agosto, fine settembre, noi avevamo già praticamente esaurito. Come? E Coldplay. I Coldplay, vabbè. Ora, quindi non è che noi abbiamo avuto delle problematiche nell'ottenere lo stadio e altri invece lo trovavano facile. Non è che noi non volevamo andare a San Siro e abbiamo preferito andare al Parco di Monza. A parte che il Parco di Monza è una scelta che sottoscrivo a 360 gradi, se ne avremo tempo ne parleremo anche di quello, se no ne parleremo un'altra volta. Però
è che non avevamo altra scelta. L'alternativa in quel momento era solo una. Si facevano solo Ferrari e Monza, perché altre opzioni, andare allo stadio di Bergamo con 40.000 persone, andare a quello di Torino, non erano accettabili nell'economia generale del tour europeo, non erano accettabili nel rispetto della dimensione del pubblico italiano che voleva Bruce, e non erano accettabili perché, diciamo anche le cose come stanno, la maggior parte delle persone che seguono Bruce, come anche la maggior parte della musica rock dal vivo, arriva dalla Lombardia. Questi sono fatti statistici, non è che me li invento io. Che poi ci siano un sacco di persone a Roma che vanno a vedere il trap o quello che è, questo è un altro argomento, ma non voglio entrare in questo merito, ma il rock, e Bruce è un artista rock, è Lombardia soprattutto, Lombardia, Veneto, Piemonte, vabbè, Emilia. Quindi la scelta è stata obbligatoria in quel momento. Dopodiché, cosa è successo? È partita tutta una campagna, fin dall'inizio, di tutti i generi. Cioè c'è stato gli oppositori del sindaco di centrodestra di Ferrara che hanno usato il tema fintamente ecologista per dare contro al concerto al Parco Bassani. A Monza ci hanno provato un pochettino, ma hanno mollato subito, anche perché c'è una straordinaria direzione del parco di Monza, che fra l'altro devo ringraziare, perché se non era per loro non saremmo riusciti a fare il concerto, perché 5 tornado, non come qualcuno sbagliando ha scritto, un temporale, 5 tornado con 30.000 alberi che sono caduti nel parco di Monza, vento a 130-160 km orari, 5 tornado, il primo alle 9:30 del mattino del venerdì, prima del concerto, che alle 9:30 io ero lì e improvvisamente è diventato Stranger Things, era tutto blu, buio, nero, vento a 100, eravamo dentro in un ufficio, abbiamo sentito boom, un albero che ci è caduto davanti sulla nostra tenda di catering distrutto. Ogni volta che c'era questo tornado noi avevamo distruzioni, bagni rotti, transenne buttate giù, stand buttati giù, alberi messi di traverso, fino alle 4:30 del mattino del giorno stesso, non so se rendo l'idea. Tutto questo è stato superato perché, primo, me ne prendo proprio il merito, perché io non ho mai pensato neanche per un minuto, nella sicurezza ovviamente, nella consapevolezza che il sindaco era con me, il prefetto era con me, il questore era con me, la commissione di vigilanza era con me, e facevamo cose dove la gente era messa in sicurezza, non ho mai pensato neanche per un minuto di far cosa? Schiacciare un bottone, incassare i soldi dell'assicurazione, cosa che potevamo fare sia a Ferrara che a Monza, 3-4 giorni prima, e dire scusate, non si può fare, arrivederci, grazie. Non abbiamo mai mollato. E vedendo me che non l'ha mai mollato, è partito tutto un volano, per cui le maestranze sono state straordinarie. La gente ha lavorato con una passione, con un amore, a Ferrara, a Monza. Ci siamo inventati di tutto, lavoravamo 20 ore al giorno, certo. Il giorno dello spettacolo abbiamo avuto dei ritardi nell'apertura, certo. Qualcosa non funzionava. Abbiamo subito dei sabotaggi, ci hanno spento le luci al ponte al sottopasso di Mirabello, e abbiamo le prove perché abbiamo tutte le nostre telecamere, più le telecamere del GOS che lo documentano in un momento cruciale, e hanno lasciato la gente, criminali quelli che l'hanno fatto e non noi, mezz'ora al buio. E cosa succede? Che in quel momento tutti quelli che c'erano lì hanno sparato, che noi... Ma non è nulla di questo, è vero. Cioè, quindi, quello che noi abbiamo fatto è stato motivazionale, è stato un rispetto supremo di una cosa, il contratto che c'è fra chi vende un biglietto e il pubblico, il contratto che c'è fra chi propone del lavoro e chi lavora, il contratto che c'è fra chi organizza e chi sta sul palco. È la massima, queste sono le massime ricchezze che noi abbiamo, non dobbiamo perderle. Ti volevo chiedere questa cosa, poi dopo tu rispondi o non rispondi, eh? Sì, dimmi. Però io ti dico il mio pensiero. Sì. Ferrara, sì. No? Io ho registrato una cosa su Ferrara, io non ci sono stato. Cosa vuol dire? Ho fatto una pillola, è mia, settimanalmente una così, sì, cosa di opinione, spiego magari che ho visto qualcosa che mi piace. Quella volta lì io mi sono sentito di dire... siccome era successo il casino, no? Se la prendevano con gli altri, ho detto guardate, io posso dirvi una cosa, prendetevela con l'artista. Ma su che cosa prendiamo? Sul fatto che lui ha fatto il concerto, sì, di Ferrara, sì, senza dire niente. Io ho detto, sì, io sì, fossi stato al suo posto, sì, al suo, sì, posto con la sua immagine e il suo storico,
io avrei detto, o avrei fatto sapere il mio cachet, non quello della band. Qual era la domanda? Perché tanto ho già capito. No, la domanda era, tu in quella data lì, hai avuto modo di parlare con lui? Non sapevo che arrivavi lì. Allora, dunque, vediamo un po', perché qua è una cosa a cui ho già risposto e fra l'altro in maniera anche... non so se tu hai sentito, visto, perché non me lo dico, è un audio, il podcast io no, e Massimo, di Massimo Cotto. No, ho visto che l'avevate fatto, ma perché Massimo Cotto mi ha fatto una domanda diretta proprio, ma è vero che non hai detto niente a loro? La risposta è stata molto spiritosa. Sì, in effetti, sai, la novità è che appena sono scesi dall'aeroporto, li abbiamo imbavagliati, incappucciati, abbiamo chiuso tutto il pullman, abbiamo requisito i telefonini, abbiamo tolto tutti i contatti con tutti i loro familiari, gli abbiamo messo dei paraocchi, li abbiamo chiusi in albergo e non, dopodiché li abbiamo tirati fuori e portati dentro dei sacchi sul palco. Cioè, è una domanda che non si può fare, perché... No, io non ti ho chiesto se gliel'hai detto. No, ma ci sto arrivando. Nell'epoca in cui viviamo, anzi, scusa, no, perché giustamente, no, non ci ho parlato, te lo spiego perché, è semplice. Primo, dormivo a Bologna e non a Ferrara. Secondo, in tutta franchezza, avevo altri problemi che andare a parlare con Bruce Springsteen e fare il piacione, perché il mio obiettivo era riuscire ad aprire prima possibile il giorno dopo, fare lo spettacolo, e ho lottato come un leone, io con tutti gli altri, fino all'ultimo momento, 10 minuti prima, mezz'ora prima di quando stavamo finalmente aprendo l'ingresso del pit principale, mi sono reso conto che c'era un passaggio che era pieno di fango, dove la gente sarebbe passata lì. Personalmente, insieme ad un'altra persona, ho preso della paglia, personalmente, con le mani, perché non c'era neanche più, non avevamo neanche più i forconi lì, e l'ho sparsa per poter... Secondo te il mio pensiero in quel momento era più rivolto a chi da un anno e mezzo aveva comprato un biglietto, a chi da prima del Covid aspettava che un artista amato tornasse a fare uno spettacolo? Era più dedicato a quelle persone lì ed era più per le migliaia di persone che si erano massacrate per riuscire a fare questo concerto, fra cui un signore leggendario che ci ha tenuto per 4 giorni idrovole aperte, tutte pagate. Non è vero niente di quello che qualcuno ha detto, che abbiamo avuto questo gratis, abbiamo distolto, niente, tutti i servizi li hanno pagati tutti. Certo, gli accordi col Comune di Ferrara sono stati fatti in una maniera reciprocamente utile per le parti, può piacere, non può piacere, punto, ma questo è un altro discorso, come hanno fatto altri artisti in altre città, non vedo il dramma. Basta poi vedere la ricerca che ha fatto il Comune di Ferrara, 10 milioni e passa di indotto creati e generati da questo concerto. Quindi, inoltre, la zona dove Bruce e i camerini delle street band erano, rispetto alla zona dove la nostra area di lavoro e il palco era piuttosto lontana, perché era in un'altra area. Non ho avuto neanche il tempo di respirare io, non ho avuto la modalità di andare lì e parlare con nessuno di loro. Allora ti faccio la domanda successiva. Loro non ti hanno detto, non ti ha chiesto niente? Nessuno mi ha chiesto niente. Nessuno mi ha chiesto niente. Ribadisco però. Erano a dormire a Bologna. Sono arrivati all'aeroporto. Sono stati una parte di loro, non tutti, dirottati all'aeroporto di Forlì. Forlì era in mezzo al disastro. 4 ore fermi i tecnici ed altri nella zona di Forlì. A Bologna abbiamo visto tutte le immagini di Piazza Maggiore con un fiume in Piazza Maggiore. Ci sono le televisioni. Entri in una camera, cosa fai la prima cosa? Accendi la televisione, ci sono i telegiornali di tutto il mondo, ci sono i parenti, ci sono i familiari, ci sono i giornali, c'è la rete, c'è Twitter, c'è... E tu non te ne rendi conto di quello che sta succedendo. Ma attenzione, il mio pensiero però, diversamente dal tuo, è che io non ho nulla in contrario sul fatto che lui non abbia detto una parola. Siamo pieni di retorica, siamo pieni di ipocrisia. Ferrara è quel posto di Parco Bassani, a 5 chilometri dal Veneto, perché lo sai, a 5 chilometri dal Veneto. Fosse successo in Veneto, nessuno avrebbe detto una parola,
era Veneto, non era zona rossa, era zona arancione. All'autodromo di Imola non è stato fermato, certo sono stati bravissimi dal punto di vista di marketing, ma la verità è che i paddock erano allagati, era impossibile fare il Gran Premio. Anche da noi era allagato, ma noi l'abbiamo reso possibile. Senza i mezzi, neanche un per cento di quello che hanno loro, dico il grande circo, e non sto criticando loro, semplicemente che quello che mi ha colpito e che purtroppo mi colpisce quotidianamente, ma al di là di questa vicenda, viviamo in un'epoca ormai che è di percezione, non è la realtà che conta, ma è quello che percepisci. Viviamo in un'epoca dove molti di noi partecipano a qualcosa e la modalità con cui la vivono loro fanno l'errore di pensare che è la modalità complessiva, ma non è così. Perché se tu arrivi da una parte e tu riesci a parcheggiare facile e arrivi facile, che meraviglia, bravissimi. Se tu arrivi e non riesci a parcheggiare, che stronzi, tutto fatto male. Non può essere così, non è così. Siamo, però, mentre lo posso, virgolettato, accettare nei social, anche se sono state scritte delle tali cattiverie personali, che peraltro sto perseguendo per legge, perché attenzione, questo lo dico, non è che ci si può continuare a nascondere in rete dietro i fake e dietro... Cioè, sono, se tu stai facendo una cosa illegale, stai facendo una cosa illegale anche in rete, punto e basta, mi costerà dei soldi, non mi interessa. Ma non è che puoi insultare dietro uno pseudonimo, non è che puoi insultare senza nessun genere di giudicare. Lo puoi fare, certo, io non credo che bisogna giudicare, io penso che bisogna commentare, capire, analizzare, riflettere, ma i reati sono reati. Ma quello che mi ha dato più fastidio è stato purtroppo alcuni media. Lì veramente mi ha infastidito Massarini, mi ha infastidito Zaccagnini, mi ha infastidito Agnelli. La retorica, l'ipocrisia di queste persone. Ma che cosa vuol dire? Doveva dare tutto l'incasso? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, viviamo purtroppo in un'epoca di retorica. Bruce non ha niente da dimostrare. È tutta la vita che con le sue canzoni, con la sua arte, con la sua passione, con la sua dedizione per il pubblico, anche la modalità di questo spettacolo, la storia di questo spettacolo, racconta la vita, la nascita, la morte. Ma in America pensate che non ci siano dei drammi di questo genere? Pensate che ogni volta che ci sono questi drammi, cosa fanno? Cioè, ma poi che differenza c'è? Se un dramma succede a 5 km è importante, se succede a 150 km o a 300 km è meno importante? I drammi sono drammi, ma la gente muore tutto l'anno, ma le guerre, è come questa ipocrisia su che abbiamo avuto, adesso poi c'è la situazione in Israele, è un'altra cosa ancora, sull'Ucraina, ma ci sono 30 e 40 guerre nel mondo e chi ne parla? Nessuno. Ma basta. Quindi da questo punto di vista non mi è piaciuto e non ho problema, l'ho anche detto direttamente a Steven, che Steven abbia detto, ma noi non lo sapevamo. E io proprio in camerino a Roma gli ho detto, Steven, perché Steven poi è un fratello, lo conosco da noi, che cazzo stai dicendo? Le cose che ho detto prima ironicamente, lui ha detto, ma cosa stai dicendo? Ma perché voi non avete visto niente, non ve ne siete accorti? Ma è un discorso che non sta in piedi quello lì. Non è possibile e tant'è che Bruce non l'ha mai detta sta roba, l'ha detta Steven, ma Bruce non l'ha mai detta. Mi auguro che non la dirà mai. Se la dirà, mi dispiace, ma secondo me sbaglierà a dirla, perché non è così.